Eccoci tornati in diretta ancora con il nostro evento portante principale di questa settimana dedicata all'HR, peraltro una seconda edizione dell'HR TV Week dopo la prima che ha avuto un enorme successo. Se voi scorrete sulla pagina, sulla home page del nostro sito lefonti.tv, potete leggere direttamente i numeri che ha fatto la prima settimana dedicata al mondo del lavoro, delle risorse umane e dell'HR, oltre 3,4 milioni di telespettatori e oltre 30 relatori delle più importanti società italiane. Quindi, naturalmente, nell'ambito degli appuntamenti che Lefonti TV intende dedicare nella fase dopo l'emergenza coronavirus, abbiamo riproposto anche questa con tantissimi relatori nuovi e già conosciuti che ci possono parlare della nuova frontiera del lavoro tra smart working e nuovi strumenti normativi, un nuovo mondo proprio professionale. Allora, adesso parliamo di disconnessione, che fa anche un po' sorridere, perché ormai siamo sempre abituati a parlare di connessione, cioè quante volte diciamo dobbiamo essere connessi con tutto. Eppure, nel periodo che abbiamo vissuto, quello del lockdown, si è reso necessario questo altro concetto, perché altrimenti la nostra vita lavorativa avrebbe rischiato di inserirsi troppo in quella personale. Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Io ne parlo con Tiziana Ferrantini, direzione personale legale appalti IMAG, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon Buon pomeriggio a tutti, grazie a pomeriggio, voi. grazie a lei. Maddalena Boffoli, founder Studio Legale Boffoli, che torna a Buonasera a trovarci. tutti, Buonasera, eccoci, con grande grazie. piacere. Grazie anche per noi, ovviamente, perché alcune di queste voci che stiamo risentendo nella nuova edizione dell'HR TV Week sono state le stesse voci protagoniste della prima, che appunto ha avuto un enorme seguito, quindi dobbiamo cercare di replicarlo, anche perché questi concetti veramente si discutono tutti i giorni e noi cerchiamo nel nostro modo di spiegare sempre di più. Allora, io partirei dalla dottoressa Ferrantini. Perché io in realtà le voglio fare una domanda che sembra negativa ma non lo è, cioè lo smart working, no? Tanto discusso. Quali limiti ha avuto nel momento in cui abbiamo dovuto tutti utilizzarlo come strumento, ma in modo necessario, cioè non, siamo stati obbligati fondamentalmente? Quali limiti ci sono stati secondo lei? Esatto, beh, innanzitutto direi che nell'ultimo periodo siamo stati appunto, come ha anticipato lei, tutti costretti, obbligati a fare un uso, diciamo, forzato dello smart working e quindi ad andare in deroga un pochino a tutte quelle che sono le discipline, le normative. Quindi la normativa stessa ci ha autorizzato a derogare e ci siamo ritrovati un pochino forzatamente a lavorare da casa. L'ho fatta, ritengo, una premessa. Innanzitutto, lo smart working che abbiamo utilizzato in questo periodo non è lo smart working diciamo, di origine americana, che è improntato e incentrato principalmente su una tipologia di lavoro per obiettivi, dove poi il controllo del datore di lavoro appunto è minimo e viene lasciata molta flessibilità al rapporto. Nello stesso tempo non era neanche il telelavoro che era disciplinato in Italia, così come non era neanche, e non è stato neanche, almeno in molti casi, per tutti coloro che non erano pronti, per tutte quelle aziende che non erano pronti, non è stato neanche lavoro agile, che è diciamo una tipologia invece disciplinata appunto dalla legge del 2017. Sì. E ci siamo praticamente, mantenendo la stessa organizzazione del lavoro, ci siamo ritrovati tutti ribaltati in un ambiente diverso, a lavorare, quindi a fare le stesse identiche attività che svolgevamo prima dall'ufficio, a farle appunto in un ambiente diverso dalle nostre abitazioni. Tutto ciò, appunto, come lei diceva, ha avuto dei limiti, ha presentato delle criticità. Innanzitutto, una prima molto più operativa, rappresentata dalla tecnologia. Non tutte le aziende, infatti, erano pronte ed erano preparate ad affrontare una situazione del genere. Molti, non sono stati pochi, probabilmente i lavoratori italiani che sono stati addirittura costretti a portare a casa il computer dal lavoro e a lavorare, appunto, in ambienti poco adeguati, quindi altro problema ovviamente oltre alla tecnologia, quello della sicurezza sul lavoro. Avremmo ricevuto probabilmente un pochino tutti un'informativa sui rischi specifici e generici da parte del datore di lavoro, ma ovviamente diciamo, gli ambienti non erano ambienti appunto adeguati. Altra, diciamo, criticità che ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo, il potere di controllo, quindi dal punto di vista datoriale sicuramente è venuto a mancare
al datore di lavoro un potere per controllare l'operato dei propri dipendenti, ma sappiamo tutti che siamo stati, diciamo, costretti a rimanere in casa e quindi comunque è subentrata ovviamente al controllo una certa dose di fiducia che è stata inevitabile. Altra criticità, i tempi di riposo, e qui arriviamo anche al diritto alla disconnessione. Infatti, forse è capitato a tutti di accendere il computer appena alzati la mattina, magari mentre si beveva il caffè, ancora in pigiama, così come di spegnerlo la sera prima di andare a letto, dopo cena. Quindi quello che è mancato è stata proprio una regolamentazione di un giusto equilibrio tra vita personale, privata e vita lavorativa. Aggiungerei anche un'altra criticità dovuta da una disparità di trattamento, soprattutto dal punto di vista economico, perché il lavoratore che ha lavorato da casa, diciamo in smart working per tutto questo periodo, pur Sì. lavorando probabilmente di più, non ha sicuramente percepito un compenso per lavoro straordinario, a differenza invece di suoi colleghi che si sono trovati a continuare a svolgere le attività in azienda o attività operative e che ovviamente vengono Certo. retribuiti per il lavoro in più svolto. Certo, ma non solo l'errore è stato quello, se posso permettermi di accendere subito il computer mentre ancora si beveva il caffè, proprio perché la parola chiave di questo spazio è disconnessione e quindi il contrario è connessione, addirittura avendo tutto sul telefono perché siamo interconnessi. Lo facevamo ancora prima di bere il caffè, quello di controllare le mail, no? E stessa cosa, probabilmente l'ultima cosa che facevamo prima di chiudere gli occhi, prima di addormentarci, era di controllare ancora le mail. Quindi per far capire che cosa ci ha portato anche questo periodo, che poi è quello che diceva lei, dottoressa Ferrantini. Avvocato Boffoli, allora chiedo a lei stessa cosa, a partire dalle criticità, se si può anche immaginare, facciamo un passo ulteriore, uno smart working permanente, però insomma dobbiamo ragionare in termini di smart working corretto, altrimenti sbagliamo tutto. Ma assolutamente sì, nel senso che il Covid, come sappiamo e come è stato evidenziato anche oggi durante queste sessioni, ha praticamente con il Covid e quindi con l'emergenza sanitaria, lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta come la modalità di lavoro per eccellenza, perché con la chiusura delle aziende, inevitabilmente con i DPCM che hanno consentito la possibilità di uno smart working facilitato e agevolato, quindi senza accordi, è stato l'unico strumento per poter garantire la continuità lavorativa delle aziende, totale o parziale, e consentire comunque così ai lavoratori di poter attendere le loro prestazioni da casa. Però ecco, rispetto a quello che il nostro legislatore nel 2017 ha immaginato, lo smart working attuale, come ha già evidenziato la dottoressa Ferrantini, è completamente diverso, perché la norma prevede esplicitamente la possibilità di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore che disciplini le modalità del rapporto. Dobbiamo dire che, perché ho detto lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta, perché in realtà, per quanto la norma piuttosto recente, devo dire del 2017, fa seguito a quella del telelavoro, in realtà queste modalità lavorative sono state sempre un po' timidamente utilizzate, sicuramente per mancanza di cultura e di formazione sul punto. Per cui, salvo che nei settori di grande digitalizzazione, dove effettivamente c'era un'esigenza di conciliazione vita-lavoro, vediamo il caso magari delle mamme che dovevano attendere anche comunque alla vita familiare, in tutti gli altri casi, quando anche nelle medie e grandi aziende si è passatemi il termine, imposto con accordi sindacali giustamente l'utilizzo dello smart working, sia le aziende che i lavoratori non erano assolutamente preparati, non erano educati al concetto di una modalità di lavoro comunque agile, che è completamente diversa da quella del telelavoro, come evidenziava Ma sì. anche la dottoressa Ferrantini. Una, devo dire, battute più divertenti, diciamo così, se così la possiamo definire, da parte, quindi nella mia esperienza personale, neanche professionale, una volta da parte di un'amica che lavora per una grande azienda, che mi dice: guarda, domani se vuoi posso prendermi un caffè perché tanto sono nella mia giornata IKEA. Mi ho detto: cos'è la giornata IKEA? Smart working, connetto, esco e faccio tutto quello che voglio. Questo perché? Certo. Incredibile, ma vero. Perché? Perché quando si è approcciato a questo tipo di strumento, nel momento in cui l'azienda in realtà
è abituata, gli stessi dipendenti sono abituati a un lavoro di squadra, quindi a interagire tra loro all'interno di uffici. Nel momento in cui si fa, ad esempio, lo smart working a rotazione, cosa succedeva? Che chiaramente quell'assenza non veniva vista come il collega che a casa mi connetto con lui, ma come assente per qualsiasi altro motivo. Lo stesso il lavoratore non l'ha vissuta, ho detto salvo che in situazioni particolari, non l'ha vissuta spesso come situazione di approfitto e lavoro da casa, ma in alcune situazioni, diciamo così, si è un po' abusato dello strumento. Sicuramente quello dello smart working ha tante potenzialità. I limiti sono dati dalla mancanza di conoscenza e di cultura dello strumento, dicevamo, sia a livello aziendale che a livello di lavoratori. Sicuramente le potenzialità sono tante perché, come abbiamo avuto modo comunque di verificare anche in questa situazione di emergenza, che con tutta una serie di criticità e limiti ha comunque consentito alle aziende di andare avanti e di tenere comunque in bilico un sistema paese che, voglio dire, doveva in qualche modo continuare a creare reddito, seppur ridotto. Certo. Quindi oggi, secondo me, partire da questa esperienza, ma ritornando sulla base delle esperienze negative o di quello che abbiamo potuto vivere come realtà tutti quanti, anche noi professionisti, dovremmo farne tesoro per utilizzare l'esperienza ai fini positivi e capire come implementare meglio questa nuova modalità di lavoro per garantire sia la qualità vita, lavoro dei lavoratori, sia anche garantire la produttività comunque dell'impresa. Ecco, questo è un punto che adesso sostanzialmente giro a mo' di domanda alla dottoressa Ferrantini, perché noi abbiamo parlato di diritto alla disconnessione da parte del lavoratore, però allo stesso tempo c'è il datore di lavoro che anche giustamente deve avere il monitoraggio, perché io lo voglio chiamare così, non controllo, altrimenti parliamo di una cosa negativa, il monitoraggio delle attività, altrimenti se no, insomma, si lascia troppa libertà e non c'è giustamente anche la possibilità di verificare. Come poter bilanciare questi due aspetti, secondo lei, da un punto di vista legale, d'azienda? Beh, partiamo innanzitutto da quello che prevede oggi la norma. Oggi la norma di riferimento è appunto il decreto 81 del 2017, all'articolo 19 disciplina e ci parla appunto di potere di controllo del datore di lavoro, ma semplicemente rinviando allo statuto dei lavoratori, quindi probabilmente è una norma che andrebbe adeguata per stare anche al passo dei tempi e della tecnologia. E le casistiche appunto in cui può esercitare il proprio potere il lavoratore sono quindi ristrette. Sono essenzialmente tre: esigenze organizzative e produttive, motivi di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Al di fuori di questo, oggi il datore di lavoro, diciamo, ha difficoltà ad esercitare un monitoraggio, appunto, chiamiamolo così. D'altro lato, ci sono implicazioni anche a livello di privacy. Non potrebbe infatti il datore applicare ad esempio dei dispositivi sul PC o comunque sugli strumenti che mette a disposizione del lavoratore che vadano oltre al semplice controllo, diciamo, della presenza o necessari all'espletamento della prestazione lavorativa, e su questo anche il garante privacy infatti ha avuto modo più volte di pronunciarsi. Per cui come si potrebbe fare? Oltre che auspicare senz'altro una riforma, diciamo, normativa, sarebbe probabilmente diciamo, il momento giusto affinché il legislatore intervenga su tali questioni nuovamente. Si potrebbe provare a livello magari di accordi aziendali a trovare diciamo, a trovare una soluzione, rimandando il tutto appunto a quello che è l'accordo delle parti, un pochino come poi ci Sì. detta per ora anche il decreto 81. E d'altro lato, ovviamente, abbiamo da un lato quindi il potere di controllo, l'altra faccia della medaglia potremmo dire che è il diritto alla disconnessione, come appunto dicevamo prima. Il diritto alla disconnessione che poi di fatto si deve tradurre in un giusto equilibrio tra i tempi che il lavoratore può dedicare e deve dedicare alla vita personale e quelli che invece può e deve dedicare alla vita Certo, lavorativa. certo, Quindi certo. sicuramente dobbiamo iniziare a pensare ad una diversa organizzazione del lavoro, un'organizzazione che sia più incentrata sul raggiungimento di obiettivi che sull'orario, diciamo, fisso di lavoro. Quindi iniziare a pensare anche attraverso magari,
ribadisco, dei regolamenti aziendali. Ci sono stati in questo periodo infatti delle best practice che sono salite alla ribalta, come il aziende magari multinazionali di una certa rilevanza che ad esempio hanno, diciamo, adottato un galateo dello smart working. Sì, sicuramente sì, questi sì, sono dei buoni esempi, so che ne avete già parlato prima, che andrebbero seguiti. Certo, assolutamente sì. Beh, Avvocato Boffoli, poi anche per andare verso la conclusione di questo spazio, parliamo anche con lei di organizzazione del lavoro, con l'esperienza acquisita in questi mesi, come guardare al futuro, come cambiare delle cose, tenendo presente però che dobbiamo garantire, no, sempre gli stessi diritti, evitando insomma anche distorsioni nell'utilizzo degli strumenti. L'abbiamo già detto prima, però concentriamoci sull'organizzazione. Ma io torno un po', richiamo quello che il discorso già fatto precedentemente. Quello che noi dobbiamo tenere oggi presente è la norma che già esiste in Italia sul lavoro agile, che disciplina in maniera già abbastanza puntuale quelle che devono essere le modalità del lavoro agile. Diciamo che le aziende nella fretta si sono ritrovate, diciamo, costrette ad adottare chiaramente la forma dello smart working, ma impreparate, senza disciplinare gli accordi tra azienda e lavoratore. Questo comporta e potrebbe comportare tutta una serie di problemi finché non si arriva a questo adeguamento, ma in una visione normale di utilizzo della norma in maniera sana ed efficace, esattamente come previsto dall'81 del 2017, tutti i diritti, come quello alla disconnessione, vengono in ogni caso comunque garantiti, devono essere garantiti. Questo perché nel disciplinare attentamente, negli accordi ne abbiamo fatti un po' con le aziende e sono da questo punto di vista molto puntuali, nel disciplinare quelli che devono essere i comportamenti del lavoratore, quelli del datore di lavoro, in questo modo si ha l'effettiva possibilità comunque del controllo da parte del datore sulla qualità del lavoro comunque del dipendente, si ha garanzia anche della tutela della sicurezza, perché noi non dobbiamo dimenticare che lo smart working è semplicemente una nuova e diversa modalità di prestazione lavorativa, ma il rapporto di lavoro resta quello comunque subordinato, per cui il dipendente resterà gerarchicamente dipendente dai suoi superiori o comunque dall'imprenditore, dovrà con un limite di flessibilità ma prestare la propria attività lavorativa in luoghi comunque diversi da quelli aziendali, ma in ogni caso col raggiungimento comunque degli obiettivi. Quello che non dobbiamo dimenticare in tutto questo, sempre per evidenziare quelle che sono le potenzialità di questa norma, non vederla veramente soltanto come uno strumento di flessibilità e di diritto del lavoratore, è l'incipit dell'articolo 18 dell'81 del 2017, il quale, prima di parlare di conciliazione vita-lavoro, parla, tra le finalità della norma, della incrementazione della competitività. Noi non dobbiamo mai dimenticare, io diventerò noiosa da questo punto di vista, ma ricordo sempre sia la nostra Costituzione che l'articolo 2104 del Codice Civile, che la prestazione del lavoratore deve essere effettuata con la diligenza dovuta dalla prestazione comunque richiesta per l'interesse dell'azienda e della produzione nazionale. Sì. Quindi questa nuova modalità di lavoro ha sempre come finalità non solo quella di conciliare la vita privata e quindi magari in situazioni, come dicevamo, dove c'è anche, tra virgolette, non so, difficoltà di gestione con i figli o altre situazioni, o comunque settori dove effettivamente la digitalizzazione ovviamente è maggiore, garantire un'efficacia resa della prestazione lavorativa, ma sempre con la finalità dell'interesse dell'azienda e dell'incremento della produttività. Solo in questo modo lo smart working diventa davvero una modalità di prestazione esattamente proficua, che può garantire un accrescimento chiaramente dell'impresa, una nuova modalità proficua per tutti. Assolutamente, sì, perché poi questi sono un po' gli scenari che possiamo prefigurarci. Io vi devo salutare, però direi che già nelle riflessioni che abbiamo fatto sono rientrati più aspetti che restano ancora un po' in pending e restano come punti interrogativi. Avremo modo, mi auguro, insieme a entrambe, anche in altre occasioni, anche magari nella prossima settimana dedicata all'HR, affrontare
Tutto questo magari con ulteriori consapevolezze in più, no? Perché poi giorno dopo giorno, insomma, mi sembra che tutti noi stiamo cercando di acquisirle. Quindi io saluto e ringrazio Tiziana Ferrantini, direzione personale legale appalti IMAG. Grazie davvero per aver dedicato il suo tempo a noi ed averci spiegato un po' come funziona e come guardare al futuro. Grazie a voi, buonasera a tutti. E grazie a Maddalena Boffoli, founder studio legale Boffoli. Ci risentiamo più tardi, diciamo solo questo, avvocato. Va bene, a Va dopo. bene, Grazie grazie. ancora. Ritroveremo l'avvocato più tardi. Andiamo in pubblicità, un piccolo break. Il prossimo argomento, sempre rimanendo sullo smart working, flessibilità, ritorniamo su questo concetto e su nuovi modelli organizzativi. Altri relatori con noi.